Nel mese di marzo si è svolta la visita istituzionale a Torino e nel territorio metropolitano della delegazione libanese per il progetto di cooperazione internazionale Safe Heat and Water Management Libano, che vede impegnate la città metropolitana di Torino insieme a Città di Torino e UNDP, con la collaborazione di SMAT e autorità d'ambito dell'acqua. La sindaca metropolitana Chiara Appendino e la consigliera delegata alle relazioni internazionali Anna Merlin hanno accolto la delegazione libanese che realizzerà interventi di miglioramento nell'uso e distribuzione dell'acqua per il consumo umano e agricolo nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza profughi provenienti dalla Siria, quasi il 30% del totale della popolazione libanese. Non è mancato anche il tradizionale scambio di doni istituzionali. Noi oggi accogliamo qua i sindaci libanesi, una delegazione importante, oltre ai sindaci ci sono anche i tecnici, perché la città metropolitana si occupa nello specifico di formare, quindi dare il know-how ai tecnici. Quindi staranno qua qualche giorno, avranno un training sul territorio, quindi anche andranno a visitare la SMAT, andranno a visitare alcune zone montane dove ci sono acquedotti. Questo progetto è sicuramente importante perché si individua in una zona del mondo molto fragile. Il Libano ospita al suo interno molti rifugiati politici siriani e quindi abbiamo individuato in questo progetto 8 comuni. La visita di studio e formazione tecnica, teorica e pratica si inserisce nell'azione di rinforzo delle competenze per amministratori e tecnici libanesi e si è concretizzata mediante la visita di numerose infrastrutture idriche, di produzione di acqua potabile e di trattamento delle acque reflue nella città di Torino e nell'area della città metropolitana. Il progetto, che vede la città metropolitana di Torino capofila, è finanziato con il Fondo per la Cooperazione Internazionale dell'Autorità d'Ambito Torinese ATO 3 e cofinanziata dai partner italiani e libanesi. È il proseguimento di un analogo intervento di cooperazione realizzato nel 2005 nel sud del Libano. Dopo il progetto realizzato con il contributo dell'UNDP, abbiamo ancora il 60% della popolazione senza accesso all'acqua. Il progetto dell'UNDP ha incrementato circa il 35% della rete nel villaggio di Hnaider, ma bisogna distribuirla meglio, in modo da fornire l'acqua anche alla restante parte della popolazione. Con questo progetto vogliamo implementare la capacità distributiva dell'acqua nella rete, con il supporto del villaggio di Hnaide e della comunità di Wadi Khaled. La zona individuata per le azioni del progetto Safe Heat and Water Management è l'area di Wadi Khaled, nel nord del Libano, composta da 8 comuni, dove l'afflusso massiccio di profughi della Siria ha aumentato il numero dei residenti, aggravando la già precaria situazione idrica della zona. Beneficiari del progetto, che ha una durata di 2 anni e un budget di 500.000 euro, sono cittadini, amministratori, cooperative agricole e tecnici.